com'era giocare insieme con Nacka? Non si può descriverlo. Mi vengono i lucciconi a me. Giocare col Nacka era una cosa da favola, non si può descriverlo, bisogna vederlo. Io ho anche dei filmati della settimana Inco, del Nacka, ma era un'eccezione perché lui non guardava mai il pallone, poche volte lo portava, lo trascinava, lui prendeva questi palloni per esempio guardando l'avversario in faccia, guardava l'avversario e lo fermava e lo metteva giù. E chi faceva questo? Chi poteva farlo? Solo lui. Poi guardava l'avversario in faccia quando lo triplava, lo guardava così. Quello psicologicamente veniva, si sentiva attratto e lui andava via, questo o quell'altra parte, dappertutto. Poi quando si trovava in forma, anche noi stessi che giocavamo in campo lo guardavamo così. Sia io, Wilkes, olandese, Niers, ungherese, eravamo quattro giocatori e Malnaka aveva la sua eccezionalità, era eccezionale.